Stiamo partecipando a un progetto europeo che si chiama NetChat, un'IPA Adriatic, a cui partecipa anche il Comune di Venezia, l'Università di Padova e i partner della Croazia, Slovenia, Montenegro e Albania. Abbiamo fatto un percorso di monitoraggio in mare di questi animali e pare che ve ne siano nel medio-alto preatico circa 80.000. È un progetto che ha come scopo finale quello di tutelare la presenza di questi animali fantastici nell'Adriatico. Questo obiettivo viene raggiunto lavorando su due filoni. Vengono raccolti dei dati sulle tartarughe che si spiaggiano, tra cui anche questa che si è spiaggiata a Chioggia, ma in più anche si cerca anche proprio di appunto fare attività di salvataggio e di sensibilizzazione come appunto gli eventi di oggi. Daniele Scarpa, ex olimpionico di canoe, che tra l'altro è amico del WWF, insomma di tutte le iniziative, e soprattutto sta portando avanti le iniziative importanti anche in generale, insomma sull'ambiente, o comunque per far conoscere lo sport a un livello insomma importante, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dell'ambiente. Grazie Paolo, e per l'occasione, se vogliamo aprire questo banner, perché si spiego due parole velocissime, mi tieni anche la pagaia. Allora, io fra pochi giorni andrò alle Hawaii per una gara internazionale, ma porto sempre con me questo simbolo, questo segno, perché per le Hawaii, per gli hawaiani, il simbolo della tartaruga non è solo un rettile che frequenta le acque e dove va a depositare uova, ma ha un'importanza fondamentale nella cultura hawaiana. Quindi oggi il nesso di questo banner, di questa e la maglietta che porto e la mia presenza non è solo per ringraziare Gianluigi, Paolo, l'UF e tutti quelli che hanno operato, ma per significare la vicinanza di questo pensiero. Silvia, una ragazza che è venuta a mancare, pagaiava con noi, è venuta alle Hawaii tutto quanto, e aveva il suo tatuaggio preferito, era una tartaruga. Questa tartaruga la incontriamo sempre, spesso quando andiamo fuori al largo delle nostre canoe polinesiane, quando attraversiamo la rotta del sale Pirano-Venezia, nelle acque profonde davanti all'Istria. E devo dire che è uno spettacolo vedere questi lettere di questi, chiamiamoli, amici del mare, e quando una tartaruga nel mare vuol dire che il mare è pulito. Questo è il segnale che dobbiamo capire tutti quanti, segnarlo ai giovani, ai bambini, e capire quanto è importante che questi esseri viventi possano frequentare le nostre spiagge come un tempo, 40-50 anni fa, si vedevano le tartarughe e i delfini davanti a queste acque. Mi dicono che la tartaruga sta aspettando per andare in acqua, e quindi appunto vi porto il saluto mio e del comune di Calino Tre Porti. Noi abbiamo voluto essere presenti a questo evento perché lo consideriamo appunto di una certa importanza, e vogliamo solo ringraziare gli organizzatori per aver scelto questa spiaggia, questo litorale appunto per questo evento, e credo in modo particolare anche questa, la spiaggia di questa struttura ricettiva, che è sicuramente una delle più attrezzate, delle più attente all'ambiente che abbiamo nel nostro comune. Quindi un ringraziamento e una buona nuotata alla tartaruga. Grazie. Per lei è già una giornata pesante, ha fatto 350 km, quindi adesso l'abbiamo lasciata un po' riposare, ma si è anche mostrata a tutti, si è fatta vedere,
e quindi bisogna che almeno quest'ultimo tratto, che è il più, diciamo, delicato, lo faccia con estrema tranquillità. Noi la trasporteremo fino a qua, poi la mettiamo sulla sabbia e nel massimo silenzio. Che mi dice qualcosa? Allora, qualcuno che mi dice. Riccardo, vieni qua. Dove Riccardo, sei? Quello che era emozionato. Esatto. Riccardo, vieni qua. Vieni, Riccardo. Dai, dici racconta qualcosa allora di questa giornata. Racconta quanto eri emozionato. Dai. Tanto. Tanto emozionato eri? Sì. E come mai? Perché non l'avevo mai vista. Sarà stata una tartaruga gigante. È una tartaruga gigante. Hai visto? Bello. Visto, ma fa pena perché non era solo. Ma dopo in mare si trova gli amici. Sì. Ci trova la fidanzata. Ci trova la fidanzata. Sì. Alla prossima intervista.